Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Oggi, come al solito, sono qui per un'altra lattina leggendaria. Come può il King non portarvi contenuti unici, contenuti mai visti in Italia? Ebbene, eccoci qui con la leggendaria Monster Rehab Pink Tea. Nella sua versione più vecchia, nella Discontinued, questa storica bevanda dal sapore di tè rosa, limonata rosa, sarà qualcosa di spaziale, me lo sento. Una lattina dal sapore mai visto qua sul canale, qualcosa di innovativo, una rehab davvero nuova. O comunque, nonostante la sua età, resta comunque una leggenda e resta comunque qualcosa di assurdo. Direi di non perderci in chiacchiere e di provare questa lattina che ormai è scaduta da tempo, però merita di essere provata. Ragazzi, ecco qua in tutta la sua maestosità la Monster Rehab Pink Lemonade Pink Tea. È davvero strepitosa, una leggenda che davvero solo su Tuccio TV poteva comparire nel 2021. Si tratta di una lattina discontinued nella versione più vecchia, perché dovete sapere che è uscita un'altra versione in commercio, ma questa è quella più vecchia, quella discontinued, quella più rara. Guardate che bello questo fondo rosa, è davvero strepitoso, una rehab mai vista. Rosa, poi bianco tutto sfumato e poi ovviamente anche la scritta Rehab in rosa. Pink Lemonade Energy Non Carbonated Tea, bellissima ovviamente l'americana, come sempre da 458 ml. Guardate che bello qua sopra, Monster Rehab in rosa, Rehab the best. Ovviamente le icone dei social, Instagram ancora era retro, quindi immaginate, pensate a quanto possa essere vecchia sta lattina. SKU 0313, quindi questa è la versione di questa Monster, che merita assolutamente di essere provata perché è leggendaria. Che ritorni una lattina così rara nel 2021, davvero mai visto da nessuna parte. Ragazzi, è giunto il momento di aprire questa leggenda. Ok, ci siamo. Il colore è bellissimo, o comunque, forse un tempo era ancora migliore, però trattandosi di una discontinued, capite che i colori cambiano, la si sente che è un po' acida, quindi ragazzi riusciremo a gustarci ben poco, però è comunque un onore aprire una lattina così vecchia nel 2021. Molti lo vedranno come un sacrilegio, ma lo sapete quanto tengo ai miei iscritti e quanto ci tengo a provare questo tipo di lattine. Si tratta comunque di un tè, quindi non dovrebbe farmi male. Abbiamo alle spalle tutte le Dragon Tea, è da provare. Ok ragazzi, è giunto il momento di provare questa Rehab, è davvero strepitosa. Sì, un pelo acidognola, però è comunque tè. Su una cosa devo essere certo però, si sente la nota della limonata, abbastanza pungente, ma è anche dolciastra e tostata, quindi è strana. A molti verrà da dire è come la Rehab Lemonade, però in realtà non è così, ha proprio un sapore tutto suo, un sapore che tende a essere strawberry, un po' fragoloso, un po' lampone, ecco. Più che fragola, lampone. È un sapore strano, un sapore che va capito. Certo, non lo si può gustare al meglio, dato che la lattina ha pure la sua età, ha una certa densità. Però è buono come tè, è un tè abbastanza dolce e un tè abbastanza tostato,
che non ha nulla a che vedere con la Dragon Tea o le Rehab White, è proprio una cosa diversa. Sì, non è male, non è male. Forse un tempo era, il suo sapore era ancora più accentuato, non lo so. Ma se dovessi valutarlo di primo acchito, con tutta la sincerità, mi piace. Un sapore che ha del potenziale. Dipende ovviamente tutto quanto dalla sua età. Quindi, che dire, ragazzi, io concludo qui questo video. Guardate quanto è maestosa questa Rehab. Vi consiglio, se la trovate, di comprarla perché è un grandissimo pezzo da avere nella collezione. Se avete già tutte le Rehab, questa qui è quella che appunto può aiutarvi a completare il set. Ce ne sono delle altre. Ma anche questa qui non scherza. Io concludo qui questo video, mi raccomando, rimanete sintonizzati per non perdervi novità uniche che trovate solo su Tuccio TV, perché parliamoci chiaro, recensioni così, se non le porto io, non le porta nessuno, perché davvero sono in pochi quelli che si spingono fino a questo limite. Io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!